giro di quest'oggi è un giro abbastanza semplice, non c'è un grande dislivello, sono 500-600 metri, il panorama è davvero straordinario e d'altro canto è uno dei luoghi più affollati delle Dolomiti, basta vedere la quantità di automobili che ci sono. Alle mie spalle c'è il Lagazuoi, si può salire con una camminata anche qui abbastanza facile oppure con la funivia, ma noi non andremo in questa parte, la affiancheremo solamente perché andiamo alle torri di Falzarego. Quella che vedete dietro è la Tofana di Rozes, è un percorso interessante perché parte in piano e poi dovremo prendere un canalone che affianca la ferrata che è stata realizzata da poco, arriveremo in cima al Col dei Boss, andremo a Forcella Trevenanze e da lì, scendendo per la pista che si trova in questo momento di fronte a me, faremo ritorno al Falzarego. Parleremo anche di geologia, scoprendo che questa zona milioni di anni fa era un arcipelago in mezzo al mare, ma scopriremo anche curiosità legate ai dinosauri e all'Ambra. Venite con noi! Punto di partenza della nostra escursione è il Passo Falzarego, posto a 2109 metri di quota, raggiungibile da Lagordino, dal Passo Valparola e da Cortina d'Ampezzo. Dal piazzale della funivia del Lagazuoi imbocchiamo il sentiero 423, che si snoda in direzione est sotto gli imponenti bastioni delle Torri Falzarego. È una splendida giornata ed altrettanto bella è la visuale verso le vette circostanti. Attraversando ghiaioni tappezzati da mughi, rimaniamo incantati dalla bellezza delle Cinque Torri, della Verau, del Nuvolau, della Marmolada. Il luogo dove ci troviamo fa parte del Parco delle Dolomiti di Ampezzo, istituito nel 1990 per salvaguardare questo importantissimo territorio che si inserisce nel sistema Dolomiti UNESCO numero 5. Il sentiero in questo tratto non presenta alcuna difficoltà e si addice anche ai meno esperti. Al lato del percorso notiamo vecchi muri di pietra e più avanti numerosi ruderi ci confermano che qui in passato c'era qualcosa di importante. Gli storici ci raccontano di un vecchio ospedale militare costruito dall'esercito italiano durante la Grande Guerra. Il sito alla base di Col dei Boss durante la Grande Guerra era adibito ad ospedaletti da campo dove i militari venivano ricoverati per delle ferite d'arma da fuoco, ferite per scoppi di granata. Oppure anche per ferite causate per quelle che erano le vere e proprie operazioni in montagna, quindi cadute lungo i dirupi con delle fratture. E durante le stagioni invernali i ricoveri erano soprattutto congelamento degli arti superiori e degli arti inferiori. Qui le ferite venivano in un primo tempo suturate, si faceva un po' quello che si poteva, erano dei pronto soccorso dell'epoca, delle piccole infermerie, sebbene molto ben attrezzate anche con dei medici molto competenti. I feriti poi, una volta recuperati in qualche modo, venivano portati a dorso di mulo o con delle piccole ambulanze anche a traino animale, con delle slitte in inverno, negli ospedali maggiori, citiamo ad esempio il 040 di Cortina che era gestito dal dottor Nicola Ragucci. Altri ospedali militari maggiori erano a Borca di Cadore, all'Hotel des Dolomites e a Calalzo di Cadore o a Tai. In seguito poi i feriti venivano portati a Calalzo e qui con il treno portati giù in pianura in quelli che erano gli ospedali maggiori, ospedali più attrezzati. A parte c'erano dei piccoli lazaretti in cui si mettevano i casi in cui si riscontravano il tifo esantematico, casi di colera o altre malattie infettive che potevano recare danni a quello che era tutto l'apparato militare in zona. Eppure, in uno scenario così drammatico, c'era il tempo anche di intonare una canzone, canti alpini, nati in quell'epoca per esorcizzare il sacrificio, oggi intonati nei momenti di spensieratezza. Contra la
Canta che ti passa, fu un modo di dire dell'epoca a proposito delle canzoni nate nei campi di battaglia o nelle retrovie, spesso create come rivisitazione di altri canti popolari, con lo scopo di sollevare l'animo dei soldati mandati al fronte. Già prima del conflitto mondiale, nei caffè Chantin dilagavano canzoni leggere, divise tra neutralisti e interventisti, tra cui la canzone garibaldina. Torna, torna Garibaldi, torna la camicia. Di tono ben diverso quelle nate in trincea come Tapum, Montecanino, Montenero, Bombardano Cortina, tutte con un unico filo conduttore: la lontananza da casa, l'affetto della famiglia, il coraggio e il sacrificio in montagna. Anche la canzone napoletana portò il suo contributo con O Surdato Innamorato, nata nel 1915 ed in seguito magistralmente interpretata da Anna Magnani. Altre volte i canti rappresentarono una protesta contro le gerarchie politico-militari, come O Gorizia tu sei maledetta, mentre altre furono veri racconti d'amore. Ne sono un esempio Ai Preat e Sui Monti Scarpazzi. Tra coloro che esaltavano le azioni militari, invece, nacquero quelle canzoni che nel successivo periodo fascista riscontrarono enorme popolarità, tra cui Giovinezza. La resistenza sulla linea del Piave e sul Monte Grappa ispirarono canzoni patriottiche come La leggenda del Piave, così popolare che dopo l'8 settembre 1943 fu scelta temporaneamente come inno nazionale italiano. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Tutti passarono quella notte i Ci armiamo di pazienza e seguiamo l'evidente traccia di sentiero che si inerpica sui ghiaioni, compiendo numerosi tornanti, zigzagando dentro una valle in direzione della vetta del Col dei Boss. Ma la fatica è ampiamente ripagata dal panorama. In un magnifico balcone naturale notiamo che sulla parete davanti a noi si snoda audacemente una variante ben più impegnativa. È la ferrata delle truppe alpine, nata pochi anni fa per soddisfare gli escursionisti più temerari. Alziamo lo sguardo, la meta è ancora lontana, ci meritiamo una pausa. Quando si va in montagna è sempre bene portarsi qualcosa da mangiare, questa è frutta secca, potassio, quindi aiuta nei momenti di difficoltà, anche perché poi quando ci si trova in posti come questo è un peccato essere stanchi e non poter godere del panorama. Imponenti pareti, sassi multicolori, ma quali sono le loro origini? Le rocce di questo angolo meraviglioso di Dolomiti ci raccontano di una storia di arcipelaghi corallini che qui sono rappresentati dalla Dolomia Cassiana, erano delle antiche isole che abbiamo attraversato, abbiamo risalite all'interno del canalone. Questo ambiente di isole si è poi modificato, è diventato una pianura costiera su cui si è depositata la roccia che vediamo in cima al Col dei Boss, che è la formazione dell'Heidenkreuz. Questa è una roccia molto importante perché dentro troviamo alcuni tra i fossili più straordinari delle Dolomiti, sono delle ambre che hanno conservato al loro interno dei resti di insetti del Triassico. Un po' per chi ricorda Jurassic Park, il film, quando hanno estratto il DNA per ricreare i dinosauri, ecco, quel DNA proveniva da insetti dentro le ambre. Resina fossile, che noi chiamiamo ambra, ha atteso milioni di anni con la sua zanzara dentro, fino all'arrivo degli scienziati del Jurassic Park. Che ce l'hai fatta? Su, che ce l'hai fatta? Ma la scienza moderna riuscirà veramente un giorno a far ritornare in vita i dinosauri prelevando il DNA contenuto nell'ambra? La possibilità di ricavare del DNA da del materiale organico all'interno
dell'Ambra è una cosa che non esiste, è impossibile per quello che ne sappiamo noi adesso. Anzi, il DNA è estremamente fragile, si deteriora con estrema facilità e quindi già con i fossili più o meno, anche recenti, è molto difficile. Il caso del mammut della Siberia, del piccolo mammut femmina che è stato trovato recentemente, da cui stanno tentando di clonare, hanno tirato fuori al massimo il 70-80% del DNA ed è qualcosa veramente di estremamente recente. La cosa interessante dell'Ambra delle Dolomiti è che all'interno dell'Ambra delle Dolomiti, che ha 230 milioni di anni, all'interno delle piccole goccette di resina che si è trasformata in ambra, troviamo anche rarissimi insetti. Recentemente hanno trovato alcune cose veramente incredibili, ma troviamo un mondo di organismi unicellulari che non hanno uguali da nessun'altra parte. È stato possibile ricostruire proprio il mondo degli amebe, dei protozoi. Hanno trovato all'interno tutta una serie di funghi, di cellule che si stanno ancora dividendo, in cui riesce a vedere proprio la divisione della cellula. Perché l'Ambra ha una capacità di preservare con estremo dettaglio la materia organica, però di quella materia organica chiaramente non è come fosse un'immagine vuota, ma non abbiamo la possibilità di tirare fuori le cellule, non abbiamo la possibilità di tirare fuori il DNA. Queste montagne, come l'Ambra, sono comunque uno scrigno che custodisce segreti di un passato fatto di alpinismo, geologia e dinosauri. Cortina, il cristallo, le tofane, luoghi così belli che pare impossibile siano stati lo scenario di orribili momenti come quelli vissuti durante la Prima Guerra Mondiale. Tra i numerosi eroi che hanno vissuto i momenti tragici della Grande Guerra, ce n'è uno che ricordo con una grande emozione. Si tratta di Angelo Schiocchetta, che venne decorato con due medaglie di bronzo, una di argento, e fu soprannominato il diavolo delle tofane. Scopriamo chi era. Angelo Schiocchetta nasce a Belluno l'11 settembre 1891. Nell'aprile 1912 viene arruolato nel battaglione Belluno del 7° Reggimento Alpini e successivamente entra nel corpo speciale al comando del colonnello Antonio Cantore, partecipando ad una missione in Libia. Nel 1915, alla vigilia della Grande Guerra, torna nella sua terra bellunese e durante alcuni lavori di approntamento delle difese per il battaglione a Roccapietore, gli accade un fatto che lo rende famoso grazie ad un particolare soprannome datogli dagli amici: il diavolo. Angelo Schiocchetta è soprannominato il diavolo delle tofane, ma questo nasce non per azioni militari, ma nasce prima, e a noi piace ricordarlo così, perché il soprannome diavolo è stato dato in occasione di una sua intervento su tre casette di fronte a Roccapietore che avevano preso fuoco. Lui si getta in mezzo al fumo e alle fiamme, va dentro, riesce a salvare una persona, esce dalla porta e si vedevano solo i denti, il resto era tutto nero. Felice di aver salvato la persona, i suoi commilitoni a quel punto lo soprannominarono non più Angelin, ma gli dissero: un sacco sì, te par proprio un diavolo. E lì è nato il diavolo. Successivamente, con le sue azioni di guerra, poi è diventato il diavolo delle tofane, che diversi conoscono. Durante la Prima Guerra Mondiale, Angelo Schiocchetta si distingue per numerose azioni eroiche, tra le quali un paio di missioni al Passo Fedaia e sul Col di Lana, che gli permettono di ricevere due medaglie di bronzo, e sul Col dei Boss, dove grazie ad un'azione sferrata il 10 luglio 1915 viene in seguito decorato con una medaglia d'argento. Ma l'azione più conosciuta di Schiocchetta è senza dubbio il concerto di violino sulle tofane, organizzato come esca nei confronti del nemico. Fece puntare un cannoncino direttamente sulla cima della tofana, dove sapeva che gli austriaci si sarebbero radunati.
e prese un altro suo collega e gli fece fare una serenata di Schubert con il violino. Gli austriaci naturalmente si affacciarono sulla fontana, ascoltarono questa serenata, anche gli alpini l'ascoltarono e tutti e due i contendenti rimasero affascinati, che quasi Angiolin non voleva neanche più tirare la cordicella per scoccare il colpo di cannone. Alla fine però gli austriaci iniziarono a sparare contro gli italiani e a lanciare degli sberleffi e il nostro non lasciò perdere l'occasione, tirò la cordicella del cannone, partì il colpo che colse in pieno il gruppo degli austriaci e lassù sulla cima della Tofana di colpo si sentirono tanti gemiti, tante urla di dolore e soprattutto l'urlo di Teufel, Teufel, diavolo, come era stato battezzato il nostro Schiocchette. Un altro episodio legato alla figura di Schiocchette è quello dell'attacco dei nostri alpini del battaglione Belluno al Sasso Misterioso. Il Sasso Misterioso era una fortificazione, una difesa austriaca che sbarrava il passo sulla Val Travenances, una difesa importantissima. E ci fu in quell'occasione, parliamo del 1916, l'estate del 1916, in quell'occasione l'attacco fu mal organizzato, quindi il nucleo di Schiocchette si trovò ai piedi del Sasso Misterioso e lì furono accerchiati e catturati. E il nostro fu deportato in un campo di concentramento in Austria, dove passò tutto il resto della guerra e ritornò a Belluno solamente nel novembre del 1918. Angelo Schiocchette muore nella frazione bellunese di Sois il 30 agosto 1968. A lui è stata intitolata una via del paese ed il locale gruppo Alpini. Missioni, astuzia, sicuramente un po' di fortuna. Questa è stata la vita militare di Angelo Schiocchette e il diavolo delle Tofane. Un uomo audace in guerra, ma che nella vita privata si rivelò ben diverso, come ricordano i suoi nipoti. Era un simpaticissimo, buono, e io e lui stavamo tanto insieme. Delle sue azioni di guerra non ne ha mai parlato. Deviava i discorsi perché proprio lui non voleva parlarne, sicuramente perché erano personali e non ne parlava. E era sempre allegro, feste dappertutto, partecipava con tutti. Siamo in cima al Col dei Boss, 2559, quassù è veramente uno spettacolo. Dietro di noi c'è il gruppo del Lagazuoi, le Torri Fanis, la Val Travenances, il gruppo delle Tofane con la Tofana di Rozes in primo piano, giù in fondo abbiamo il Sorapis con l'Antelao. Lastoni di Formin, il Pelmo giù in secondo piano, mentre da questa parte abbiamo il Civetta e proseguendo invece in direzione ovest abbiamo la regina delle Dolomiti, la Marmolada. È il momento di scendere,
Ora ci spostiamo verso l'immensa Val Travenances, dove lo scenario appare più selvaggio. Gli spazi sembrano illimitati, i colori delle rocce ci stanno raccontando qualcosa di diverso. Appena sotto la vetta del Col dei Boss affiora la formazione di Travenances, che rappresenta una continuazione della formazione dell'Encroix vista prima, quindi un ambiente di pianura costiera con delle lagune su cui si sono depositate delle bellissime rocce colorate di rosso e di verde. Sopra la formazione di Travenances abbiamo la dolomia principale, di cui è formata la Tofana di Rozes, che rappresenta invece un ambiente di pianura costiera tropicale percorsa da canali di marea, sopra il quale camminavano i primi dinosauri comparsi nella storia della Terra. Abbiamo preso il sentiero 401-402 per arrivare a Forcella Travenances con una leggerissima salita. Molto bello, il paesaggio incantevole, avete già visto le immagini. Adesso siamo sotto il Lagazuoi, tra un po' prendiamo la pista, a pochi metri, prendiamo la pista che porta giù al Falzarego. La Forcella pare costruita apposta per delimitare due mondi: quello sterminato e silenzioso della Val Travenances, quello più trafficato e vivace del Passo Falzarego. D'altronde queste sono le Dolomiti, così belle da richiamare migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. A una mezz'ora dal Passo Falzarego troviamo la deviazione che porta all'imbocco della galleria, quella famosa che ha portato poi la possibilità di far saltare la mina su in cima al Lagazuoi. È un percorso abbastanza impegnativo da non sottovalutare. Il giro ormai si sta concludendo, ristorati da una fresca e piacevole brezza estiva. Lentamente ritorniamo a Fondovalle, mentre riecheggiano nella mente le canzoni degli alpini e con esse l'immagine incancellabile di queste cattedrali di pietra. Dolomiti, timide e al tempo stesso vanitose, per oggi ci basta. Ci avete fatto sognare ancora una volta.